chiesa di martedì 29 marzo. Comunali Salerno, Cirielli, la scelta di Sarno è coerente con la sua storia politica. Appoggiare l'ambiguo e clientelare UDC di De Mita alle prossime comunali avrebbe significato sostenere al ballottaggio Vincenzo De Luca, condizione inaccettabile per una persona che ha fatto dell'alternativa al centro-sinistra la sua scelta di vita, ha detto il presidente della provincia. Usura bancaria e appropriazione indebita, guai per 7 dirigenti di un istituto di credito. La vicenda trae origine da una denuncia di un imprenditore di Cava. L'accertamento tecnico contabile ha dimostrato lo sforamento dei limiti normativi nell'applicazione degli interessi nella gestione del credito da parte della banca. Ospedale di Pollo occupato dai sindaci del Vallo di Diano. È partita ieri e prosegue ancora la protesta dei 14 sindaci del Vallo di Diano per le condizioni dell'ospedale di Polla. Domani alle 10 è prevista anche una manifestazione davanti alla struttura sanitaria. Droga, arrestato per spaccio un 25enne di Eboli. Il giovane è stato sorpreso ieri sera dai carabinieri mentre in località San Giovanni cedeva una dose di crack ad un giovane assuntore. Non luogo a procedere per la vicenda giudiziaria del cimitero di Scafati. Mi è dispiaciuto subire la strumentalizzazione di qualche oppositore, ma ho sempre avuto fiducia nella magistratura e nelle verifiche sugli enti pubblici, ha detto il sindaco Pasquale Liberti. Politiche sanitarie, giovedì la presentazione del progetto Noi di Voi. È un'iniziativa messa a punto per gestire il notevole afflusso agli sportelli determinato dal rinnovo delle tessere per avere l'esenzione dal ticket per motivi attinenti al reddito, ha detto l'assessore provinciale Odierna. Sanità, Fortunato e Bortoletti visitano gli ospedali cilentani. Sapri, Vallo della Lucania ed Agropoli, queste le tappe del consigliere regionale e del commissario dell'ASL che dopodomani valuteranno lo stato dei nosocomi della bassa provincia. Agriturismi, a Salerno il primo club di settore. Si chiama Turismo Verde Club ed intende raccogliere nel suo circuito agriturismi tra i più rappresentativi del territorio, capaci di condurre l'ospite in un singolare viaggio nel gusto e nei sapori. Salerno, De Luca conferisce la cittadinanza onoraria a Caro Tenuto. La cerimonia, che insegnerà il maestro d'arte, avrà luogo venerdì alle 17 presso il Salone dei Marmi dei Palazzi di Città. Odierna, su Ospedale di Polla, i sindaci del territorio sono stati silenti finora. È vergognoso che solo oggi i sindaci del Vallo di Diano si rendano conto della criticità della struttura ospedaliera. Il neocommissario dell'ASL farà del suo meglio per risolvere la situazione, ha detto l'assessore provinciale alla sanità. Tomasiello chiede l'apertura di un liceo musicale a Salerno. Il candidato al Consiglio Comunale in quota PSI ha inviato una nota al candidato sindaco Vincenzo De Luca per l'apertura di una sede in linea con il suo programma di città musicale. L'Indomita fa 60. Con la vittoria per 3-0 in casa del CUS Napoli, la già promossa formazione di Tescione raggiunge quota 60 in classifica. Domenica l'ultima di campionato contro l'Intramontes. Scherma, Super Savignano a Brindisi. La 17enne atleta del club Scherma Salerno si è piazzata ottava ai campionati italiani Under 23. Discreta invece la prestazione della Gregorio al Grand Prix di sciabola femminile di Mosca. La magia dei fuochi pirotecnici a Firework. Dal 1 al 3 aprile a Vallo della Lucania sarà protagonista l'arte dei fuochi artificiali con dimostrazioni pirotecniche, più di 20 espositori leader del settore e un convegno nazionale di categorie oltre a seminari per addetti ai lavori. Per approfondimenti e per altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.